Siamo al centro Intrecci. Il centro Intrecci è una piccola realtà per persone disabili intellettive in età adulta. È un servizio che appartiene alla Fondazione ANFAS che opera in tutto il territorio anche nazionale da circa 60 anni. È una piccola realtà che al momento accoglie 13 donne di varie età. Portiamo avanti percorsi formativi finalizzati al miglioramento della qualità di vita delle persone che la frequentano, contribuendo con le varie attività che facciamo allo sviluppo personale su vari ambiti, dalle autonomie, sulla comunicazione, sulla relazione, sull'espressione, sull'acquisizione di abilità tecnico-pratiche che portano appunto alla realizzazione di oggetti. E soprattutto, insomma, ai percorsi che portano all'inclusione sociale. Guarda, Alessandro, state in là. Come si fa? Guarda, si mette il nodo, guarda, si mette il nodo sotto. Attenta, Alessandro, state in là. Si mette, attenta, così, sotto. Attenta. Siamo molto attive in questo momento sul piano tecnico manuale e stiamo portando avanti diverse attività di riciclo, di uncinetto, cucito, pittura, scrittura. Sto facendo i piroli con della carta da giornale e si fa sul bastoncino, serotola, 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 poi con la colla e con un pezzo e poi eccoli fuori il Ci chiamiamo Centro Intrecci proprio perché nasce il nome, insomma, da quella che è un po' l'attività primaria, che è appunto il tessuto, il cucito, l'uncinetto, il ricamo. Diciamo che le nostre attività tecnico-pratiche sono finalizzate alla realizzazione di oggetti che vanno a riempire la nostra bancherella e sono anche in vendita. Siamo nel quartiere Palestro dal 2008. Abbiamo iniziato a pensare come farci conoscere e anche e soprattutto conoscere anche quali realtà c'erano insieme a noi, che cosa potevamo fare per sensibilizzare il territorio esterno alla cultura della disabilità. E abbiamo iniziato a incontrarci e a ipotizzare come realizzare la prima edizione di Intrecci in Piazza, fino ad arrivare adesso alla quarta. Chi è che vuole scoppiarlo? Io! Alessandro, guarda, guarda, guarda! Fai vedere. Guarda Alessandro! Guarda che ti dice lui, via.